grazie per essere intervenuti così numerosi questa serata. E questa sera ovviamente riporteremo indietro le leggende della storia di più di 400 anni. Siamo nel 1585 e un gruppo di dignitari giapponesi cristiani compie un viaggio in Europa e fa tappa anche a Mantova il 13 luglio. Il duca Guglielmo Gonzaga accoglie la delegazione con grandi onori e feste, e del gruppo, questa delegazione giapponese, fa parte anche Giuliano Nakaura, appena 17 anni, e una volta ritornato nella sua patria, in Giappone, Giuliano entrerà nella compagnia di Gesù. Viene ucciso in Odium Fidei, cioè in odio alla fede, a Nagasaki, il 21 ottobre 1633, con una morte atroce, oltre che gravemente offensiva, perché viene appeso con i piedi a testa in giù, con il capo in una buca piena di letame. Giuliano Nakaura è stato beatificato nel 2008, 10 anni fa. E questa sera abbiamo la preziosissima opportunità di ripercorrere questa pagina, per molti aspetti credo inedita anche per noi mantovani. E lo facciamo grazie alla presenza dell'arcivescovo di Nagasaki, Monsignor Joseph Takami, in visita oggi e domani a Mantova con un gruppo di giapponesi. Questo gruppo sta ripercorrendo proprio lo stesso itinerario di tanti e tanti anni fa. E insieme all'arcivescovo di Nagasaki, che ringraziamo vivamente per aver aderito alla nostra iniziativa, insieme a lui parleremo del Giappone di ieri, ma anche di quello di oggi. Prima di intervistare l'arcivescovo, do la parola al vicepresidente del Consiglio Comunale di Mantova. Ecco, Maddalena Portioli, per un breve saluto da parte della nostra città. Buonasera. Buonasera a tutti. È per me veramente un onore e un privilegio essere qui stasera ad accogliere i nostri amici pellegrini che arrivano dal Giappone insieme a Monsignor Takami, e a portarvi il saluto del nostro sindaco Mattia Palazzi, che stasera non è potuto essere qui con voi, ma che mi ha mandato per portarvi personalmente i suoi saluti. La città di Mantova è dal 2005 gemellata con la città di Omiachiban, Giappone, e proprio quest'anno ci sarà un passaggio di musicisti mantovani nella città per ricordare e suggellare questo gemellaggio. Quindi oggi io qui sono, diciamo, a rappresentare quello che allora era Gonzaga, non con gli stessi mezzi e con lo stesso fascino, ma diciamo che siamo ben felici di darvi il benvenuto nella nostra città e vi auguro un soggiorno sereno e buon proseguimento di serata. Grazie. L'arcivescovo parla discretamente l'italiano, Comunque abbiamo la fortuna di avere un interprete che si chiama Hikari Miyata, è giapponese, Hikari, ha sposato una mantovana e quindi insomma è uno di casa qui da noi. Ecco, Hikari ci aiuterà eventualmente delle traduzioni. Ecco, Monsignore, come si diceva prima,
la sua visita a Mantova insieme a una delegazione si inserisce in un itinerario con il quale lei ripercorre il viaggio che 433 anni fa un gruppo di cristiani giapponesi ha compiuto in Europa, passando anche per la nostra città. Ci può spiegare in breve l'importanza di quella lontana esperienza? Buonasera. Siamo venuti qua, cioè in Italia, per seguire il seminario di Fatima Ara, di Asakura, del Giappone, che uno di quali, padre Giuliano, padre Giuliano, a Kaura, che è stato martirizzato a Nasa. Lei ha le risposte scritte? Ecco, allora le legge lei, così accendiamo un po' i tempi. Dopo il ritorno, sempre. Dopo il ritorno in patria, le ragazze più vicino al microfono. Per la ragazza dell'ambasceria, escluso Michele Cigiva nel 1608, sono stati ordinati altri. È inevitabile che ci sia qualche difficoltà, tutti lo comprendono. Si è stati ordinati al sacerdozio della Compagnia di Gesù. La mamma Giuliano ha proclamato prima di morire. Io sono padre da Caura Giuliano, che è stato a Roma. Hanno visitato Portogallo, Spagna, Italia.
Soltanto in Italia hanno impiegato 6 mesi per visitare una cinquantina di città, inclusa Mantova. Sentendo l'importanza della relazione con il Papa e la Chiesa universale, vorrei convincere che la nostra fede è nel giusto. Lo scopo di questo pellegrinaggio è di percorrere l'esperienza che hanno fatto nel 1585. Questa è la risposta. Bene. Ecco, come già è stato ricordato più di una volta questa sera, padre Giuliano Nacaurà, gesuita, è morto martire nel 1633 e poi è stato proclamato beato nel 2008. Sappiamo che la storia della Chiesa giapponese è stata ampiamente segnata dal sangue dei martiri. Per quali motivi? A quell'epoca l'autorità giapponese, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, hanno chiuso le porte dei porti al cristianesimo per la fede in Dio, e tanti missionari e credenti sono stati martirizzati. Dicono che a quell'epoca erano registrate più di 5.000 persone. Nonostante ciò, una parte dei cristiani hanno continuato a credere, a crescere. Il beato Nakaura è molto popolare in Giappone. Per quali motivi? Lui dice, da padre arcivescovo, che padre Nakaura Giuliano è diventato popolare specialmente dopo la cerimonia della beatificazione dei 180 martiri. Oltre a lui c'erano 3 sacerdoti, ma lui era un membro della masseria. Nonostante la proibizione, del cristianesimo, ha continuato a predicare di nascosto, è stato martirizzato. Tutte queste cose sono di chiaro e interesse giuradente. E quindi, nonostante le proibizioni da parte delle autorità, Giuliano ha continuato la sua opera di evangelizzazione, di trasmissione del Vangelo. Ecco, c'è un particolare molto significativo che ha attirato la mia attenzione, e cioè il beato Nakaura nasce nel 1568, cioè nello stesso anno in cui viene alla luce il mantovano San Luigi Gonzaga, religioso, come sappiamo, della Compagnia di Gesù, patrono mondiale della gioventù. E Giuliano Nakaura entra nell'ordine, cioè nella Compagnia di Gesù, nel 1591, nello stesso anno in cui muore Luigi Gonzaga. Chiedo al arcivescovo, per un credente queste coincidenze non sono soltanto frutto del caso, ma ci fanno pensare a un disegno da parte della provvidenza. Sì. Padre Nakaura Giuliano e San Luigi Gonzaga
sono nati nel stesso anno. E quando Padre Natura è entrato nella presenza di Gesù, stesso anno muore San Luigi Gonzaga. Questa cosa fa pensare alla via della provvidenza. Quindi è d'accordo su questo, che non è un caso, non è qualcosa così di fortuito, ma è proprio un disegno proveniente dall'alto. Bene. Monsignore, lei è arcivescovo di Nagasaki dal 2003. Il ricordo corre subito al terribile bombardamento atomico che ha devastato la sua città il 9 agosto 1945, quando ormai la guerra in Europa era finita e l'attacco a Nagasaki è avvenuto dopo quello sicuramente più noto a Hiroshima. Sono passati 70 anni da quella terribile storia. Credo che la ferita sia ancora profondamente aperta. Ci sono tante persone vittime del bombardamento dell'atomica in Nagasaki, come Hiroshima. Loro denunciano continuamente la bomba atomica dell'inumanità, e chiedono l'abolizione delle armi nucleari. Per rimanere sempre in questo argomento legato all'attualità, i gravi conflitti regionali, ha scritto lei, un signore di recente, il terrorismo, la minaccia delle armi nucleari, i problemi dei rifugiati, le varie forme di discriminazione e le disparità economiche continuano a minacciare la pace in tutto il mondo. Ecco, questa è una dichiarazione fatta di recente dall'arcivescovo. E chiedo, in che modo oggi è possibile costruire la pace? Non soltanto senza la guerra si può dire che c'è la pace è la base nel cuore di ognuno. La base è la pace del cuore e questa relazione con Dio, con le persone e con l'ambiente, con la salute e il lavoro. Bisogna far crescere nelle persone che amano quella pace, specialmente nei bambini, nel cuore dei giovani. È importante condurre questo amore per far capire cosa è questa pace. Voi arrivate dall'Estremo Oriente e da quella regione così lontana, chiedo come si vede l'Europa? Per i credenti giapponesi, la Chiesa di Europa ha una storia antica, il modo di vivere è basato sul spirito del Vangelo, ma la maggior parte dei credenti sta perdendo questa fede. Quindi il riferimento ovviamente è noi, al continente europeo, continente di antiche radici cristiane, ma che, come dice l'arcivescovo, progressivamente sta perdendo il proprio riferimento a queste radici, a questa identità. In Giappone i cattolici sono solo lo 0,3% della popolazione.
Ecco, le ho chiesto, Monsignore, che cosa significa essere una minoranza e le cose che lei ci dirà potranno essere utili, potranno essere significative anche per noi italiani, europei. E gli ho chiesto inoltre quali sono i problemi più urgenti oggi per la Chiesa nel suo paese. Perché in Giappone ci sono pochi cattolici. Il cattolicesimo era considerato la religione dell'Europa, quindi non ha molta influenza sulla società, nella scuola, negli ospedali e nel sociale. Questo è il vero problema per la missione in Giappone. Per tornare ad altre dichiarazioni che lei ha fatto di recente, presento questa frase che dice: i giapponesi vivono in una società secolarizzata, danno priorità ai beni materiali. In una realtà del genere, con quali caratteristiche occorre annunciare e testimoniare il Vangelo? È molto difficile. Il significato della vita deve essere trasmesso con un metodo attraente. Sì. È quello che dice anche il Papa Francesco. Ecco, ha aggiunto qualcos'altro, ci riescono nella risposta. Io vi metto su tutte le risposte giapponesi, e quindi Icari si sta preoccupando di capire ciò che c'è scritto. Ecco, adesso il Francesco, allora, a questo proposito, può dirci qualcosa non che c'è scritto, ma qualcosa che dirà al braccio. Allora, un signore, la domanda che abbiamo fatto prima è questa: i giapponesi vivono in una società secolarizzata, ha detto lei in un'intervista, dando priorità ai beni, alle cose materiali. Ecco, in una situazione del genere, con quali aspetti occorre testimoniare il Vangelo? Significato della vita, vita umana, vita sulla terra, che ha un valore eterna, e così tutti i valori cristiani evangelici. Quindi partendo dalle situazioni, dagli aspetti concreti della vita. Sì, questo è molto importante. E possiamo cercare gli elementi comuni no? Con il Vangelo e la vita dell'uomo. La vita dell'uomo. Sì. Capite che per prepararmi all'incontro di stasera
andare a leggermi parecchie cose su internet, in modo che l'intervista non fosse frutto di improvvisazione. E sempre in un'altra intervista che lei ha rilasciato, ha detto che Papa Francesco voleva essere mandato in missione in Giappone, come tanti gesuiti prima e dopo di lui. Ecco, non dimentichiamo a questo proposito che il primo evangelizzatore in Giappone è stato San Francesco Saverio, gesuita nel 500. Quindi se il messaggio cristiano è arrivato fino laggiù, ciò si deve proprio allo zero apostolico e missionario di un gesuita, San Francesco Saverio, appunto. Il Papa Francesco è indubbiamente animato da una forte spinta missionaria. Francesco ci ripete in continuazione di andare verso le periferie, cioè le situazioni difficili in cui vive l'uomo oggi nel mondo, nella società in cui viviamo. E indubbiamente in questa spinta missionaria che Papa Francesco ha, c'è anche la sua apertura nei confronti della Cina. Qual è, Monsignore, secondo lei il significato importante dell'accordo raggiunto tra la Santa Sede e il governo di Pechino per quanto riguarda le nomine dei vescovi? Il Papa sta conversando con la Cina prego perché vada tutto bene, ma ci sono molte persone che si preoccupano di non farsi trascinare dal ritmo di Ginevra. Penso che sia i cari prova ad essere un po' più preciso, se ci riesci, su questa frase. Dei cattolici che sono preoccupati di non farsi. No, come continente che ha imparato così, no? Ho capito. Questo è lo stesso. Ho capito. Ha scritto qualcos'altro, il vescovo? Penso che sia utile fare maggiore attenzione. Fare maggiore attenzione. Bisogna prestare maggiore attenzione. Ecco, l'ultima domanda che ho preparato ci riporta a Mantova, terra natale di San Luigi Gonzaga, patrono mondiale della gioventù. A conclusione di questa intervista, poi ci sarà anche lo spazio per voi, per le vostre domande, quelle del pubblico. Comunque, a conclusione delle domande che io ho posto, le chiedo a Monsignore se la sente di lanciare un messaggio ai giovani e agli educatori che si occupano della formazione dei giovani. Allora, abbondanza da vita comoda. Abbandonare sarà? Più che abbondanza. Abbondanza, avere tanto, abbondanza. L'abbondanza. Giusto? Sì. La vita, il resto della comunicazione, bisogna valutare tutte queste cose senza.
bisogna avere, fiducia nelle, nuove opportunità che offre il mondo oggi. E poi dice che innanzitutto occorre avere fiducia in Dio e poi coltivare anche nei giovani, come si, diceva, lo spirito di tolleranza. E lo spirito di tolleranza si intende l'attenzione, il rispetto, il dialogo, nei confronti, il perdono. Bene. Ecco, la mia intervista finisce qui. Faticato un pochino perché dite che le condizioni non erano però credo che ci abbia dato degli spunti, degli stimoli molto interessanti anche per quanto riguarda il vivere, il nostro essere cristiani qui in Italia, qui in Europa, dove indubbiamente anche qui ci sono delle caratteristiche di secolarizzazione che possono essere assimilabili a quelle del mondo giapponese. Bene, grazie molto, Monsignore, grazie. E adesso, come si diceva, se c'è qualcuno di voi che desidera intervenire per porre all'arcivescovo di Nagasaki le domande, lo può fare, però mi raccomando che siano domande brevi, concise, perché il, programma dei nostri amici giapponesi domani è particolarmente intenso e quindi non vogliamo lasciarli andare via di qui troppo tardi. Vescovo che... Il vescovo Giuseppe è stato studente a Roma per qualche anno alla Pontificia Università Gregoriana e volevo chiederle, Eccellenza, qualche ricordo dei suoi anni di studio in Italia? Qualche ricordo che lungo la vita ne è rimasto? No. Forse con
essenziale, ovviamente, no? Questo è importante. Ma gli elementi secondari, no? Anche sono meno importanti, ma è importante, non lasciare tutto così. Ma sempre noi dobbiamo guardare. Altre domande? Prego, prego. Magari poi un pochino questo microfono potrei girare affinché qualcun altro possa usufruire delle domande. Credo si senta meglio, so se sì. È una coincidenza. La mattina in cui poi ho saputo di incontro di questa sera, mi è capitato in mano un pezzo di Papa Francesco, cioè Udienza Generale di mercoledì 15 gennaio 2014. Mi ha colpito perché, vabbè, io un po' un debole per i laici, e in un periodo in cui la diocesi di Mantua, non solo, calano un po' il numero dei sacerdoti, siamo un po' preoccupati, no? E allora, come laici, ci chiediamo cosa dobbiamo fare. Un'altra cosa, che è una coincidenza, la lettera pastorale del Vescovo Marco l'anno scorso che è incentrata sul battesimo. Una domanda per te, una domanda. Un pezzettino solo, la domanda è su come vivono i laici in Giappone e cosa possono fare con la funzione dei sacerdoti. Il Papa dice, a proposito dell'importanza del battesimo per il popolo di Dio, è esemplare la storia della comunità cristiana in Giappone. Essa subì una dura persecuzione all'inizio del secolo XVII. Vi furono numerosi martiri, i membri del clero furono espulsi e migliaia di fedeli furono uccisi. Non è rimasto in Giappone nessun prete, tutti sono stati espulsi. Allora la comunità si ritrovò nella clandestinità, conservando la fede e la preghiera nel nascondimento. E quando nasceva un bambino, il papà o la mamma lo battezzavano, perché tutti i fedeli possono battezzare in particolari circostanze. Quando, dopo circa 2 secoli e mezzo, 250 anni dopo, i missionari tornarono in Giappone, migliaia di cristiani uscirono allo scoperto e la Chiesa poté rifiorire. Erano sopravvissuti con la grazia del loro battesimo. Questo è grande, il popolo di Dio trasmette la fede, battezza i suoi figli e va avanti. E avevano mantenuto pure nel segreto un forte spirito comunitario, perché il battesimo gli aveva fatto diventare un solo corpo in Cristo. Erano isolati e nascosti, ma erano sempre membri del popolo di Dio, membri della Chiesa. Possiamo tanto imparare da questa storia. Si ricorda di questa affermazione di Papa Francesco? Allora, altre riflessioni, qualche domanda, interventi? Ecco, prego. Posso chiedere come la comunità cristiana cattolica in Giappone è distribuita nel territorio? Come la comunità cristiana giapponese è distribuita nel territorio? Thank you.
sono rimasti cristiani. E così il battesimo è molto importante, no? Non solo parenti, ma genitori, ma c'erano alcuni che erano incaricati di battezzare. C'era oggi un signore, la situazione come è? Adesso questo è il problema per noi, che la vocazione ha molto passato. Per esempio nella mia diocesi, 30 anni fa forse, c'erano 100 seminaristi minori, adesso 15 forse, e maggiori, seminaristi maggiori, abbiamo adesso 9. E 30 anni fa quanti ce ne erano? 30 anni fa quanti ce ne erano? Nel seminario maggiore? I maggiori forse 20, 20 anni. Quando ero seminarista? Sì. Sì, 40 anni. Ma 50 anni. Adesso così, ma a causa del... basso livello di natalità. Questo è un grande problema. È un grande problema in Giappone. Un popolo che sta invecchiando. Si sta allungando. Bene, qualche altra domanda? Volevo sapere se esiste un dialogo con il buddismo, con gli altri. Ecco, questa è una domanda interessante. Il dialogo tra cristiani, cattolici e appartenenti ad altre religioni. E dopo il Concilio Vaticano II, no, prima non c'era quasi nessuno, ma dopo il Concilio Vaticano II sono rimasti nati tanti gruppi di religioni. Quindi con buddisti, shintoisti. Per esempio da noi, forse più grande gruppo da Nagasaki, ci sono adesso più o meno 70 membri. C'è un gruppo di interreligione in buddisti, sintoisti, nuove religioni, poi cattolici, protestanti, così. Ma soprattutto i membri sono di vita, no? Cioè direttori di ciascuna religione. Ma adesso più poco a poco si vede anche i buddhisti, soprattutto i buddhisti che si associano, cioè vengono. Si convertono.
partecipano. Se siete d'accordo, direi di fermarci qui, perché il tempo a nostra disposizione, no? C'è un'altra domanda da parte di Don Cesare. Tempo fa, sentite? Sì. Ho sentito che la conferenza episcopale giapponese aveva rifiutato l'esperienza del cammino neocatecumenale. Adesso com'è la situazione, chiedo? Noi non la conferenza episcopale del Giappone non ha rifiutato loro, ma in Giappone, non nella mia diocesi, era solo un sacerdote di questo, che è andato via in Africa, che è morto adesso, cioè non c'è nessun altro in nella diocesi, ma alcune due o tre diocesi sono tanti problemi. Dualismo. L'arcivescovo questa sera abbia recuperato un po' la sua capacità di parlare in italiano, perché se all'inizio si trovava un po' in difficoltà, adesso invece in quest'ultima parte della nostra serata ho visto più sciolto, ho visto un po' più... rimane
che significato può avere per voi oggi? Penso se posso dire qualcosa io, ma qui c'è anche il Vescovo, c'è anche Don Giancarlo Manzoli, tra l'altro Don Manzoli dobbiamo ringraziarlo molto, gli facciamo un applauso. È stato lui a coordinare l'arrivo di questi amici giapponesi a Mantova e poi a far sì che si svolgesse questa bella serata, questo bel incontro al quale tutti quanti stiamo partecipando. Quindi grazie molte a Don Giancarlo per la sua capacità di organizzare questo insieme di cose. Io sono rimasto, quando ho preso questa notizia, che mi era del tutto sconosciuta, sono rimasto meravigliosamente colpito, non solo per l'importanza storica di questo avvenimento accaduto 433 anni fa, ma anche per l'attualità, per l'oggi, nel senso che penso che sia importante, come il resto diceva anche lei, l'incontro, il dialogo, il confronto tra le culture, tra i popoli. Penso che questa sia una componente molto importante, no? Sulla quale certamente occorre insistere sia come cittadini che come cristiani per fare in modo che si possa andare verso la costruzione di un mondo migliore. Questo aspetto l'ha ricordato anche lei, Monsignore, l'importanza della pace, l'importanza di superare le discriminazioni di ogni tipo, di ogni genere, e indubbiamente di pensare che tanti anni fa una cosa del genere è avvenuta grazie all'incontro tra due culture molto diverse, penso che possa essere un forte, un grande insegnamento anche per noi oggi. E poi c'è indubbiamente anche un aspetto cristiano, ma qui vorrei che qualcun altro dicesse qualcosa a questo proposito, nel senso che il Vangelo passa, attraversa tutte le culture, no? E ovviamente il Vangelo davvero può essere seminato in qualsiasi realtà, in qualsiasi cultura, presso qualsiasi popolo. E poi un altro aspetto che mi ha profondamente colpito è quello, come abbiamo sottolineato questa sera, che nel vostro paese ci sono stati molti martiri cristiani. E questo aspetto, come purtroppo sappiamo, è fortemente presente anche nel mondo d'oggi. Cioè anche oggi molti cristiani stanno soffrendo, stanno pagando con la propria vita la fedeltà a Gesù Cristo e al suo Vangelo. E indubbiamente come comunità ecclesiale dobbiamo farci carico di queste situazioni, di queste vicende, perché questi fratelli e sorelle della fede stanno testimoniando anche per noi, no? Stanno testimoniando anche per noi. E quindi ci invitano, credo, a una testimonianza forte, una testimonianza di spessore, a una testimonianza, come dicevo prima, che va esternata, no? Cioè che va testimoniata attraverso l'impegno, attraverso la coerenza della propria vita. Quindi ci sono più elementi, credo, che oltre la storia possono esserci di aiuto per cercare di essere più radicati nell'oggi,
sia come uomini, sia come cittadini, ma anche, come dicevo, come cristiani. Sai come il
perché la chiusura, la diffidenza, piuttosto che la curiosità di entrare nelle categorie di vita, di cultura dell'altro, potrebbero sopraffare. Ma questa sera è stata usata una parola più volte, coincidenza. Coincidenza che San Luigi e il Beato Giuliano sono nati nello stesso anno, che quando San Luigi moriva il Beato Giuliano erano i gesuiti. Però qualcuno parla talvolta di Dio incidenze. Anche Don Giovanni sembrava quasi nella sua domanda spingere sul fatto che niente avviene per caso, ma che la provvidenza gioca. Anche in questi gemellaggi, questi incontri tra Mantova e il Giappone, però pensavo che di tutto questo non possiamo essere certi. Ma possiamo essere certi, Vescovo Giuseppe, che i nostri santi, come San Luigi e i santi martiri del Giappone, entrambi hanno bevuto il sangue di Cristo e che lì si sono incontrati. E siccome noi qui a Mantova abbiamo questo privilegio, che però è anche un compito, di costruire le reliquie del preziosissimo sangue di Gesù, che sono nella concattedrale di Sant'Andrea, questa sera vogliamo lasciare a lei e anche alla delegazione giapponese un libro che ha delle bellissime fotografie e anche una spiegazione della Basilica di Sant'Andrea, ma in chiave della redenzione di Cristo, che è ciò che ci rende davvero gemelli, perché i nostri santi, in questo unico sangue del Signore si sono sicuramente incontrati. E vorrei dire che questo incontro, in una chiesa poi che ha tanti martiri, no? Diventa vero nelle persone, e che questo incontro questa sera è diventato vero per la possibilità dell'incontro tra due chiese, due mondi, l'Occidente e l'Oriente, e che questa è la palestra dei cristiani, cioè esercitarci continuamente nell'incontro che rapporta le distanze. Domani mattina alle ore 8 nella Basilica di Santa Barbara celebreremo l'Eucaristia presieduta dal Vescovo Giuseppe, e credo che questo può essere davvero il momento più alto dell'incontro tra loro e noi del Signore. A questa celebrazione siamo tutti invitati, per coloro a cui sarà possibile intervenire. In giapponese, certo, in giapponese, ma nella lingua dell'amore e della fede sicuramente tutti potremo capirci. E auguri e grazie di questa bella visita.